tema molto delicato, un tema che accomuna tante ragazze, penso che abbiate già capito perché abbiamo qui il mio caro amico Corsetto. Oggi parleremo della scoliosi. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella con le notifiche, così ogni nuovo video vi arriverà una notifica con l'avvertimento che c'è qualcosa di nuovo. Oggi siamo qui per parlare di una cosa che mi sta molto a cuore, un tema molto delicato, un tema che accomuna tante ragazze, tante giovani donne, tante bambine, ed è una cosa della quale parlo spesso con voi, anche sugli altri miei social. Penso che abbiate già capito perché abbiamo qui il mio caro amico Corsetto. Oggi parleremo della scoliosi. Mi chiedete tanto su questo argomento e io non sono un dottore per darvi nessun tipo di consiglio medico, né tantomeno posso indicarvi degli esercizi da fare per la scoliosi, perché quelli appunto deve darli il vostro terapista. Però sono qui per darvi la mia testimonianza e per me poter essere un riferimento, un punto d'appoggio o un canale d'ascolto per chi come me soffre di questa patologia è importantissimo. E quindi voglio cercare di fare il massimo per starvi vicino in quello che è il percorso di una giovane donna, che sia atleta o no, che però soffre di questa patologia. Bene, intanto cominciamo dal principio. Da piccolina ovviamente non si nasce con la scoliosi, almeno io non sono nata con la scoliosi. Me l'hanno diagnosticata quando avevo circa 12 anni, una forma molto lieve, quindi parliamo di pochi gradi. Ovviamente subito i miei genitori si sono preoccupati e ho iniziato a fare un po' di ginnastica correttiva. Ora, sicuramente al giorno d'oggi c'è molta più consapevolezza di quello che è la scoliosi, soprattutto anche a livello sportivo. Quando ero piccolina io, forse un po' meno. Comunque ho cercato subito di iniziare a fare questi esercizi correttivi. Facevo già ginnastica da quando avevo 8 anni. Quindi ero molto sciolta di schiena, molto mobile, molto lassa, pochi muscoli e tanta scioltezza. Quindi facevo molta fatica a costruire dei muscoli che mi permettessero di sorreggere la colonna. E poi si sa, con lo sviluppo la scoliosi peggiora, anzi può peggiorare, la maggior parte dei casi è così. E io sono andata ad Esio ad allenarmi con la squadra nazionale quando avevo 16 anni. E ancora non ero una donna, quindi ancora la fase di sviluppo non l'avevo attraversata, nonostante l'età un po' tardiva. Comunque le ginnaste fanno tutto un pochino in ritardo la maggior parte delle volte, quindi non c'è da preoccuparsi. Quindi diciamo che il mio sviluppo è avvenuto dopo il mio arrivo alla squadra nazionale, e in quei 2 anni, dai 16 ai 18, c'è stato un grosso peggioramento della mia schiena. Fino ad allora era tutto sotto controllo dai medici, ovviamente federali. Noi come atlete di interesse nazionale facciamo una visita medica ogni anno per controllare che tutto sia al suo posto, non solo la schiena, ma tutto il corpo, e sotto tutti i punti di vista. Fino ad allora era tenuta comunque sotto controllo. Io poi avevo iniziato a fare degli esercizi con il mio terapista qui a Prato, che si chiama Simone, al quale voglio un bene dell'anima, e lo saluto, spero mi stia guardando, spero che guarderà questo video, con una tecnica che si chiama Mesier. Mi ha aiutato tantissimo, più che altro perché Simone sapeva come adattarla al mio fisico. Io ragazzina molto lassa, appunto molto sciolta, e quindi alcune posizioni per me erano un po' inefficaci. Lui ha capito questo in maniera molto intelligente, ha cercato di adattare quel metodo a quello che era il mio fisico, e mi ha aiutato molto. Ovviamente trasferendomi non ho più potuto continuare questo tipo di terapia, e in concomitanza a questo il mio sviluppo è avvenuto in maniera repentina e quindi la mia schiena è peggiorata molto. A quel punto era l'anno 2009, sono andata a fare la visita di controllo consueta al centro di medicina della Cocetosa a Roma, e l'ortopedico ovviamente mi ha fermata, mi ha detto che così non avrei avuto il permesso di continuare ad allenarmi perché la mia scoliosi si era troppo aggravata. Perciò lì per lì mi dissero in questo modo, e ovviamente io ci rimasi malissimo. Pensai quasi che fosse finita lì, che insomma non avrei mai più potuto fare ginnastica, che avrei dovuto smettere. Invece dopo mi hanno proposto di iniziare a utilizzare lui, il corsetto. Ovviamente io avevo 18 anni, però il mio sviluppo e la mia crescita non erano ancora terminate, essendo comunque uno sviluppo molto tardivo, quello della ginnastica in generale, mio in particolar modo. Perciò mi hanno proposto di mettere il corsetto per poter avere l'idoneità a fare ginnastica ritmica. E ovviamente io cosa ho detto? Va bene, mettiamo il corsetto. Ho messo il corsetto e l'ho portato per
tantissimi anni. Mi ricordo ancora quando sono andata a fare il calco, poi sono stata tra le prime, diciamo, ad avere il corsetto, soprattutto questo tipo di corsetto. Il calco è l'estate, mi ricordo che a Follonica indossavo il corsetto anche nei momenti, soprattutto nei momenti che avevo liberi, quindi col sudore, il caldo, il sole, magari rinunciavo a qualche ora di mare per tenerlo qualche ora in più, non era semplice. La mia routine col corsetto era questa, la seguente. Ovviamente la mattina lo tenevo per fare colazione, andavo in palestra, lo posavo nello spogliatoio, facevo il primo allenamento, lo riprendevo, lo rindossavo, andavo a pranzo con la squadra, finivo il pranzo, tornavo in palestra, lo riposavo nello spogliatoio, lo rimettevo a fine allenamento e lo tenevo poi sia per andare a scuola, per studiare, per fare le mie cose e tutta la notte fino alla mattina dopo. All'inizio era un disastro, ovviamente mi vergognavo, soprattutto l'estate, mi vergognavo perché comunque sapevo di avere questo corsetto e mi sentivo male, mi sentivo in difficoltà, in difetto, quindi come prima cosa questa era dura perché mi faceva male, non lo sopportavo di notte, non riuscivo a dormire inizialmente, non sapevo come mettermi, mi provavo a girarmi, non riuscivo, lo toglievo e quindi poi a volte non mi accorgevo neanche di toglierlo, quindi dicevo cavolo non l'ho tenuto stanotte, insomma, mi sono dovuta un po' abituare. Alla fine di notte è diventato quasi un guscio, mi ricordo che dormivo meglio col busto, ormai mi ero abituata, certo non era comodo, però era come, non lo so, un'abitudine. Nella vita ci si abitua a tutto, veramente a tutto, e io mi sono abituata anche al busto. Mi ricordo che appunto, per chi non lo conosce, è un corsetto che ce ne sono di vario tipo, dipende dal tuo tipo di scoliosi o da quello che ti prescrive comunque il tuo ortopedico medico. Qui ci sono dei pezzi di gomma piuma, spero si riesca a vedere bene nel video, che spingono proprio dove tu hai le gobbe, quindi le gobbe, i gibbi. Quindi questa gomma piuma spinge in avanti la parte che sporge e qua c'è un buco e idem sotto, vedete? Qui c'è la parte che spinge e qua c'è un buco. Questa cinghia serve sopra il seno, per, non lo metto perché non mi sta più, per chiudere qua, ok, d'accordo? Ovviamente è fatto su misura, c'è un calco da fare e queste cinghie qui hanno dei segni a penna, che adesso non si vedono molto bene, però sono dei segnetti a penna che mi ricordavano fin dove dovevo stringere, quindi quando io lo indossavo dovevo tirare fino al segno a penna e chiudevo e sapevo che quello lì era il mio punto, ok? Poi idem la cinghia ha tre scatti, 1, 2, 3, e ovviamente io in base a cosa stavo facendo la tenevo più larga o più stretta, ovviamente quando mangiavo la tenevo magari all'1 per mangiare meglio e quando riposavo o ero sdraiata la tenevo al 3, dipende insomma un po' dalle volte. Mi ha accompagnato per tutta la mia carriera, l'ho messo nel 2009 e l'ho tolto l'anno di Rio. Questo è il mio secondo busto, infatti c'è la data, ho scritto 2011 perché l'ho fatto uno nel 2009, poi non mi stava più ed ho dovuto cambiare nel 2011. Se penso adesso che mi vergognavo di avere il busto, dico ma ragazzi che cosa c'è da vergognarsi veramente? È come avere un gesso, se ti rompi un piede hai il gesso, se hai la schiena storta hai il busto, non c'è niente di male. Però ovviamente capisco il disagio di una ragazzina che si vede diversa dalle altre. In realtà è pazzesco quanto non siamo diverse dalle altre, perché fondamentalmente possiamo fare tutto. Abbiamo più difficoltà nel farlo, ma lo possiamo fare. Questa è una cosa meravigliosa. È ovvio che se tornassi indietro preferirei nascere con la schiena dritta, questo è chiaro. Come forse preferirei nascere, non lo so, con una spinta nei salti incredibile che non avevo, o più veloce o più potente. È chiaro che sono dei difetti, ok? O con meno nei, per esempio, no? Sono tutti difetti che abbiamo, che però ci rendono unici. Io addirittura ho voluto dedicare un tatuaggio alla mia scoliosi, che è questo, ok? È una scritta in inglese, ho scritto è molto più di un semplice mal di schiena, perché la mia schiena mi ricorda quanto io sono forte, ok? Chi non ha la scoliosi non sa quanto sia difficile affrontare anche delle piccole cose, anche solo stare in piedi tanto tempo, fermi in un punto, può essere difficoltoso per chi ha la scoliosi, oppure girarsi da un lato piuttosto che dall'altro, questo in palestra come nella vita normale. E molto spesso chi ha la scoliosi non si lamenta, perché uno, perché non vuole essere diverso dagli altri, e due, perché è abituato, ci fa l'abitudine, quindi non è un continuo lamentarsi di avere la scoliosi. Quindi chi è intorno non riesce a capire il disagio che ci può essere nei movimenti di una persona che soffre di questa patologia, ma questo non è un motivo
motivo per il quale lamentarsi o sentirsi giù, anzi è un motivo di grande orgoglio, è un motivo di enorme orgoglio per noi che abbiamo la scoliosi, perché noi riusciamo a fare quello che fanno gli altri nonostante un grosso ostacolo fisico che abbiamo, d'accordo? Quindi io che sono arrivata in fondo al mio percorso, ma non importa arrivare alle Olimpiadi, bastano anche delle piccole cose, delle piccole sfide quotidiane. Una volta che arrivi in fondo e ti poni un obiettivo e lo raggiungi, e l'hai raggiunto con questo, ha un altro sapore, ti dà una forza in più. Quindi io penso che veramente abbiamo una marcia in più e ne sono convinta di questo. Veramente io conosco tante persone con la scoliosi e tutte loro hanno veramente una marcia in più, ok? Quindi non è niente di cui vergognarsi, assolutamente, e non è niente che ci può ostacolare. Ovviamente bisogna rispettare il proprio fisico, non andare oltre e ascoltare soprattutto i consigli dei medici, però ecco, assolutamente non farsi abbattere da questo, non pensare di essere inadeguati, diversi in senso negativo. È una patologia come un'altra. C'è chi deve portare gli occhiali perché non vede bene e c'è chi ha la schiena storta, ovviamente. Purtroppo di scoliosi ancora non si può guarire, ci sono delle operazioni da fare, ma chiaramente dei metodi per rendere la schiena flessibile, dritta, non ci sono ancora, o comunque non che io conosca. Speriamo che un futuro sarà così. Io ho fatto di questa esperienza tesoro. Io ricordo che ho comprato un trolley per andare alle gare apposta per il busto, quindi sono andata in un negozio di valigie con il busto, con la mia mamma, e ho provato le varie valigie. Ho trovato un trolley morbido che ho portato a tutte le gare con il busto dentro. Io mettevo il busto e dentro infilavo la palla, i body, le mezze punte, le cose che non potevo imbarcare perché se non arrivavano guai, e quindi mettevo tutto dentro e chiudevo, e questa era la mia valigia. Quindi per me questo è anche un bel ricordo. Adesso mi ha ricordato quanto davo per scontato invece una grande cosa. Ecco, io con questo video voglio veramente lanciare un messaggio positivo d'aiuto e di conforto nei confronti di chi ha la scoliosi. Io sono qui per raccontarvi la mia esperienza, sono qui per raccontarvi che cos'è stata per me la mia schiena, che cos'è tuttora, perché di scoliosi l'avrò per sempre questa scoliosi, quindi ci convivo. Ci sono dei giorni in cui mi fa più arrabbiare, dei giorni in cui mi sento meglio, mi sento più positiva, però è mia, fa parte di me, l'accetto e la amo in un certo senso, perché mi ha insegnato veramente tanto, e così deve essere anche per voi. Grazie per aver guardato questo video, grazie mille, inoltratelo, fatelo vedere a chi sapete che ha questa patologia, che magari sta passando anche dei momenti difficili a causa di questa. E se vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like, un commento, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Un bacio di cuore.